Buonasera a tutti. In questa messa ricordiamo tutti gli ammalati, in particolare ricordiamo Derio, ricordiamo Franca, Imelda, Renzo di Prali e Giampiero con la sua famiglia. Ricordiamo ai bambini che ci stanno seguendo di tenere a portata di mano un fiammifero e un campanello. Vedrete nel corso della messa come usarli. Rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Abbiamo iniziato in questa maniera semplice, portando proprio questa piccola fiammella che è capace di illuminare il cuore dell'uomo e di illuminare ogni oscurità. Quando la luce appare proprio e scompare le tenebre, scompare la paura e noi possiamo vedere Dio e possiamo vedere il prossimo, l'amore di Dio per amare il prossimo. Iniziamo questa santa veglia proprio per il giorno della risurrezione, che di buon mattino Cristo non c'era più. Nel sepolcro la vita ha sconfitto la morte. La tenerezza di Dio si fa presente in mezzo lì alla morte. Come canta Sant'Agostino, o grande, immensa tenerezza di Dio che ci ha inviato a noi il Redentore. E dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Per quello noi chiediamo che questo cielo, questa luce, possa essere proprio testimonianza finché la notte sarà finita e ci sarà l'aurora. Io vi invito a passare in questi giorni di Pasqua, questa settimana pasquale, qua in chiesa. Lo troverete acceso. Come lo troverà acceso la stella del mattino. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo.
e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza, incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prosteremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese le mani e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno: benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Cantate ed esultate, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono della adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani,
sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza e il mio Dio lo voglio lodare. Il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. Ragazzi, avete cantato in casa? Cantiamo durante la veglia e in casa cantate. Adesso facciamo questa preghiera, questa parola che illumina, che è il centro questa veglia, la Pasqua, del passo dalla schiavitù alla libertà. O Dio, anche nei nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dalla oppressione del Faraone. Ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che la umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia.
Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. O Dio, Padre di tutti gli uomini, moltiplica a gloria il tuo nome, la discendenza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale di salvezza, nella quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
rimaniamo in piedi, perché adesso passiamo al momento proprio del Nuovo Testamento. Allora prepariamo le campane, allora prepariamo anche la candela. Avete visto che le candele qua sono spente qui all'altare. Adesso prenderemo tutti, accendete le candele, io le accendo adesso. Adesso quando cominciamo a cantare gloria, prendiamo già, avete acceso le candele? Sì. Prendete i campanellini e innalziamo al Signore, proprio entriamo nel Nuovo Testamento, cioè il compimento di tutte queste promesse che abbiamo ascoltato prima. Adesso noi celebriamo che queste promesse per noi sono state adempiute in Cristo nostro Signore. Qui innalziamo l'inno di gloria. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Ancora suonano le campane delle tre chiese. Sentiamo qua a Buriasco, poi a metà strada si stanno suonando a Rivaseca e di là si stanno suonando anche ad Appendini, perché siamo contenti, perché il Signore rinnova in noi la speranza. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria e la risurrezione del Signore. Ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo ancora la parola del Nuovo Testamento. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso.
non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Ora riprendi? Ok. Presto, andate a dire. È risorto, infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, vi l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse, pace a voi. Ed esse si avvicinarono, li abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate a annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Lode a te, Deo, o Cristo. Alleluia. Due parole, fratelli e sorelle, prima di cominciare la liturgia battesimale. È vero, andate in Galilea, cioè non fermatevi, andate, andate alla periferia, come piace dire a Papa Francesco, andiamo alla periferia della nostra famiglia, senza paura, andiamo lì dove ci sono quei angoli che sono rimasti un po' oscuri. Andiamo alla periferia del mondo, andiamo alla periferia dei nostri vicini e dei nostri amici, andiamo alla periferia degli immigranti, andiamo alla periferia dell'Africa, dove per esempio è il Monsignor De Bernardi, andiamo alla periferia dove ci sono gli ammalati, dove è Monsignor Derio, andiamo alla periferia, là mi vedrete, perché a Dio lo possiamo noi trovare. Lo possiamo trovare tra i poveri, tra i disprezzati, tra gli ultimi, tra i sofferenti. Per quello dice andate, andate là, andate oltre in Galilea. E certo, per gli ebrei, quelli più ortodossi, quelli che non muovono neanche un capello se non è prestito dalla legge, loro non vanno in Galilea. A loro piace il Tempio. A loro piace così, le quattro pareti. Il Signore attraverso questa epidemia ci parla, nonostante la sofferenza che c'è, ci parla lo stesso. La sua voce non è accesitita dalla peste, dalla pandemia. No, la pandemia non è più forte di Dio. E Dio ci può parlare anche in questa pandemia, che non lo può assistire. Dove dobbiamo andare? Quale mondo vogliamo creare? Quale famiglia vogliamo avere? Forse in questo tempo dove c'è la cizzania sta crescendo anche il frumento. E sapete quale frumento? Che state voi celebrando intorno a un tavolo a casa vostra in sala. In una semplicità totale e assoluta. State celebrando in una famiglia. Questa è la novità. Mai abbiamo celebrato una Pasqua così. È vero che faceva impressione entrare con il cielo acceso senza un'assemblea qui radunata, ma fa anche impressione quello che voi state facendo a casa. Quello fa anche impressione. Non è soltanto la sofferenza e la cizzania che qualcun nemico ha seminato. Ci stanno dei frutti bellissimi.
Avete voi qualcuno intorno a voi a tavola? Avete forse acceso una candelina? Forse avete messo un fiore? Forse state vedendo il cielo pasquale acceso come una piccola fiammella? In ogni famiglia, vedete, noi possiamo conoscere Dio perfino nella sofferenza. Quello che ha fatto Abramo. Abramo, perché soprattutto ai genitori colpisce molto questa parola, sacrifica il tuo figlio. Ma come Dio può chiedere una cosa così terribile? Infatti, Abramo aveva capito che Dio non chiede quella atrocità. Infatti, prima di salire sul Monte Moria, disse agli schiavi di quell'epoca, perché lui era un uomo ricco, aveva anche delle schiavi. Sapete, anche nel tempo dei Romani, allo schiavo poteva ucciderlo senza dire neanche una parola. Erano cosa, se vendevano, così era. Pertanto, lui non deve dare una spiegazione agli schiavi, ma dice qualcosa agli schiavi, ai suoi servi, molto importante. Prima di salire al monte, dice, lo abbiamo letto e ascoltato, fermatevi qui, io e il ragazzo andremo al monte, sacrificheremo e ritorneremo. Ecco il segreto della fede. Abramo aveva conosciuto Dio strada facendo. Lui sapeva che anche se lui sacrificava suo figlio, Dio era così buono, così fedele, che non se lo avrebbe tolto e che quel figlio sarebbe risorto. Andremo, sacrificheremo e ritorneremo. Aveva capito che Dio non è un mostro e aveva capito che Dio è capace di far risorgere un morto. Infatti, che cosa celebriamo oggi? La fede di Abramo. Oggi celebriamo che veramente Dio non ha lasciato a Cristo nel sepolcro. Ha inviato un angelo che ha scoperto la pietra, perché Cristo Gesù non c'era più lì. Quella pietra non doveva custodire nessuno. Per quello l'ha rotto la via. Non serve più. Non c'è nessun morto. Ogni ingiustizia commessa in Cristo, l'unico innocente, ogni ingiustizia è stata lavata, è stata perdonata, è stata cancellata, perché quella ingiustizia non c'è più. Dio ha ricoperto la ingiustizia con la sua giustizia. Per quello dice, andate in Galilea, portate questa buona notizia ai poveri, agli ultimi, ai disprezzati, a quelli che non servono nel concetto religioso, perché quelli siamo noi. Noi siamo qui non per diritto, ma per grazia. Noi non siamo qui non perché siamo belli e bravi, perché non lo siamo. Siamo qui per il perdono di Dio. Per questo siamo qua. Questa chiesa non è il raduno dei buoni e dei santi, no, è il raduno dei poveri e dei peccatori che veniamo a bussare alla porta del cuore di Dio, del sacratissimo cuore di Dio che si è mostrato in Cristo Gesù. Questa è la nota piena di speranza. Venite a mangiare, a bere, senza soldi, come diceva Isaia, senza soldi, è gratis. Non possiamo comprare questo amore. Tutte le nostre condecorazioni non ci servono.
Dio ci ama gratuitamente, ci ha amato gratuitamente. Ragazzi, vi faccio un'ultima domanda. Cosa c'è adesso, che è un pochettino tardi, comincia la notte, cosa c'è dopo la notte? Comincia con giorno e finisce con no. Il giorno, ecco, dopo la notte sempre arriva il giorno. E questa è la nostra fede e questa è la nostra gioia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre sia lodato. Ecco. Adesso io devo vedere il messale perché la liturgia è un po' complicata. Ecco, allora cominciamo con la liturgia battesimale. Qua c'è l'acqua, ecco, e poi faremo una preghiera, anche invocheremo ai santi che ci aiutino nella nostra vita. Preparatevi papà e mamma a casa vostra, perché quando io farò l'aspersione, voi dovete fare quello che avete fatto il giorno del battesimo con i vostri figli. L'avete fatto un segno di croce sulla fronte, lo farete anche oggi per ricordare il loro battesimo. E poi lo farete su voi stessi, ricordando il vostro battesimo. Faremo questo segno, eh? E io so che c'è una bimba e c'erano anche altri tre bambini che erano già prenotati le date per fare il battesimo. Dopo per tutto questo che sta succedendo abbiamo dovuto mandare più avanti, perché vogliamo che ci siano i nonni, i zii, tutti per celebrare. Pertanto aspettiamo. Ma nel vostro cuore già avete dato il battesimo ai vostri figli, a quella bambina, alla bimba, a quegli altri ragazzi, bambinini che sono lì, ecco, già lo avete dato nel vostro cuore. Pertanto anche lì papà e mamma, anche se ancora per queste cose che sono successe, ma fate anche voi lo stesso. Carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questa acqua battesimale, perché tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio. E cantiamo anche ai santi del cielo che ci aiutino. Cantiamo agli angeli, ai santi. Signore, pietà. Pregate per noi.
Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro perché benedica questa acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo spirito che abbiamo avuto in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, rievocando le opere ammirabili della nostra creazione e l'opera ancora più ammirabile della nostra salvezza. Degnati di benedire questa acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono e la creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata da Cristo, hai inaugurato i tempi nuovi. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa dei tuoi fratelli, battezzati nell'acqua di Cristo, nostro Signore, e lui regna nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, prima di fare questo segno in casa, vogliamo tutti noi professare la fede nella quale noi siamo stati battezzati. Rinunziate a Satana, rinuncio. E a tutte le sue opere, rinuncio. E a tutte le sue seduzioni, rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, il perdono dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio onnipotente, Padre nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia. In Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Adesso fate questo segno sui vostri figli e figlie. Assieme con questa croce potete dargli anche un bacio. Presentiamo le nostre preghiere al Signore e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, perché annunci la lieta notizia del Signore crocifisso e risorto, attraverso una testimonianza gioiosa e credibile, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le famiglie, perché l'amore autentico fortifichi il rapporto genitori-figli, in modo da superare insieme le difficoltà e gli ostacoli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che sono provati dalla sofferenza, in particolare per tutti i malati di coronavirus, perché nella fede del Cristo risorto trovino conforto e speranza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore.
per le nostre comunità, perché la luce della Pasqua guarisca le nostre ferite e vivifichi la nostra fede, per essere testimoni gioiosi del Signore risorto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche particolarmente, come gli avevamo pregato prima, in particolare per tutti i nostri fratelli malati, Monsignor Derio, Franca, Renzo, Imelda, Giampiero e la sua famiglia, i suoi ragazzi che tra poco cominceranno anche loro a preparare, state ragazzi, sono state preparando, per tutte le famiglie, per tutti i malati, lì dove c'è la sofferenza, anche la incertezza. Chiediamo al Signore che li aiuti con un abbraccio forte, forte questa notte, l'abbraccio del suo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Prepariamo il pane e il vino che diventano per noi il corpo e il sangue di Cristo. Santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta con gioia l'inno della tua gloria. Prendete i campanelli. Pieni della
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Delio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordate dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, i nostri cari, i nostri amici, che ricordiamo con amore, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù Cristo ci ha donato la sua vita immortale, ci ha donato una famiglia, ci ha donato una Pasqua nuova. In questa gioia diamoci le mani e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati,
ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace di Cristo risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nel segno di pace scambiamoci e diciamo: Cristo è veramente risorto. Cristo è veramente risorto. Fratelli carissimi, Cristo è veramente risorto. Peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Gesù il crocifisso è risorto, come aveva detto, alleluia. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, iniziamo questo tempo nuovo di risurrezione. Andiamo a aiutare gli altri, usciamo con il nostro cuore, e adesso che dobbiamo avere tante precauzioni, ma il cuore non è imprigionato.
Pertanto con il nostro cuore possiamo abbracciare soprattutto a coloro che hanno bisogno di sperimentare la redenzione, proprio l'amore di Dio. L'amore di Dio non è nelle nuvole, l'amore di Dio si fa presente con noi. Allora ringraziamo a questi fratelli che formiamo questo piccolo equip per poter celebrare assieme con voi le meraviglie del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Però ho sbagliato, ovvio, perché oggi c'è la benedizione, ma è speciale. Abbiamo celebrato la passione del Signore e non possiamo celebrare con una benedizione speciale proprio la Pasqua. Allora, proprio nella veglia pasquale. Sentite bene. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua il suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E adesso sì, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona Pasqua a tutti voi. Possiamo dirlo insieme. Buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua. Ecco.